registriamo. Oh yeah! Ebbene ragazzi, eccoci questo episodio su come farsi le armature di formiche. Allora, iniziamo a farci l'elmetto. Iniziamo a farci il corsaletto. Corsaletto, dov'è il corsaletto? Che lì. Iniziamo a farci i gambali perché sono molto essenziali. La formica rossa. E voilà! Tutto fatto, pulito e ordinato. Ebbene ragazzi, eccoci qua tornati su Grounded, il mio controller scollegato è Peppe! Ciao a tutti ragazzi, era tanto che attendevo questo momento, finalmente fare un video su Grounded, quel Mamma mia, lo video del attendevi, grandissimo Pete. Stavo impazzendo, non vedevo l'ora di fare questo video, sono emozionato ragazzi, emozionato. Vediamo che creature ci attenderanno oggi. più che creature, Peppo, ho visto una cosa molto da curiosi che riguarda là in fondo. Ho visto tipo qualcosa. Un po' strano, creata appena appena forse da qualche vespa. Ma io posso confermare che lì c'è un Sì, ragnolupo infetto. intanto Pet ha trovato una caramella mu e se la sta mangiando. Ah, c'è la caramella dai moiti. Questo è la dopo da te. Noi stiamo mangiando due caramelle, ma qui abbiamo due ragnolupo che ci stanno qua fermi. Dove siamo? Vieni, dietro di lei. Qua. Sono qui. Mazza, ma hai poteri che si può tippare, signor Peppe? Non so dove sta roba. Buongiorno. Un Buongiorno. curiosone, un curiosone. Uno che è grande. No, è semplicemente un ragnolupo che ha tagliato che è grande. Ah, curioso, che schifo, ma che vuole questo? Vaffanculo. Che la potenza di Peter sia con te. Che la potenza di Peter. La potenza di Mamma mia. Ah, che è stato barragnaccio. Cioè, dovresti averne cura del tuo inventario. Te l'ho un po' aggiustato il tuo inventario. Beppe, ma ti chiamavo Flashman. Cioè, addirittura stai talmente laggando che vai tutto a scatti. Ti giuro. Ok, seguimi Peppe. Allora, nel frattempo che si stabilisce un po' la connessione, infatti ora mi sa si è stabilita, dobbiamo andare in quel posto un po' curioso. Ragazzi, voi direte, sì, ma questo posto che avete visto nella copertina, ecco, è un posto un po' strano. Cioè, io non so se era di un vecchio aggiornamento, non ci ho mai fatto caso o l'hanno appena messo. Però io da quello che vedo io non l'ho mai trovato quel posto là, quindi magari non l'ho mai visto, però sono troppo curioso. Lo sai Peppe? Dobbiamo Non andare so vuol dire. Non so di che posto sta parlando. Cambia Intendo. levetta, cambia levetta. Girala. Cambia, vai. Cambia. Ecco, bravo. Peppe, ho visto diciamo una cosa un po' particolare. Tu mi stavi dicendo? L'ho dimenticato. Ah, ti sei dimenticato. Hai presente questi scalini di mattone? Li vedi? Che Sì. c'è tipo una ra. No, questi qua. Lo sto andando io. E dobbiamo scendere tutto per di qua. Ma tanto tu questa cosa. Sì, l'avevo fatta all'inizio della funivia, quindi quando l'ho creato. Oddio, mi sta Ma mettendo. perché la linea tu l'avevi creata? Oddio, mannaggia gli apidi, mannaggia. Eh sì, l'ho creata. Queste cose le ho create io. Ma che stai dicendo? La funivia, sai com'è. Lo Lo tu l'hai fatto. so. Eh sì, ci è voluto un po', però. L'ho creata. Bravo. 92 minuti di applausi. Maledetto server della Microsoft. Il modem è nostro. Allora, qui sono le zanzare normali. Ok, che sono debolezze. Lo squarciare, rinfrescare. Io non ce l'ho uno squarciare, rinfrescare. Però ho trovato un posto particolare. Mamma mia, guardate Pitta come si muove. Ok, eccolo qui. Allora, questo non l'ho mai visto. Non so di che si tratti, ma mi ha incuriosito. Vediamo di che si tratta. Ma c'è la televisione. Laboratorio. Sì. Che significa? Mantide. Questa è la mantide del ragno. Che sa che è del ragno regina? E questo che è? Il re delle vespe. Quella è una formica, chi è? Eh sì, e qui cos'è sta roba? Un caffè. Non pensare a questo. Penso Dici? che queste due specie non possono entrare, mentre questa specie sì. Eh sì, ma sai cosa sembrano? Sembra il ragno regina che abbiamo sconfitto.
La mantide che abbiamo sconfitto, e questa che cos'è? Non l'abbiamo mai sconfitta, sto insetto. Ah, dice che è una cattura nuova. Sì, particolare. C'è la porta sigillata. È curiosa, Ci può no? parlare, vediamo. No, non proprio non parla. Magari Wender ci c'è qualcosa. Dov'è Wender quando serve? Dov'è che siete in mezzo? Eccolo. Cosa farai ora che sei guarito? Vendetta. Sto scherzando, ma no, per lo più vendetta. Ovviamente non dicevo sul serio. Voglio solo che tu torni a casa e poi farò il possibile per cercare di riparare tutto questo che si è rotto. Ok. Cioè, lo Comunque prenderemo c'è in un altro posto. considerazione, per carità, però. Ah, lo sai cos'è quella? Forse è quella? Io quando mi diceva fare il panino ammuffito, mi richiedeva testa della mantide, pezzi di testa del ragno di regina, che sarebbe quello che abbiamo fatto una volta, te lo ricordi, il ragno regina grosso là. E poi che? Tipo la regina delle vespe, o re delle vespe, quella mi sa che è. Non credo delle api, perché sembra più la vespa. Zecche cimice verde. Che cimice verde non l'ho mai vista io. Ok. Sono pronto. Difesa. Perché stanno colpendo? Eccolo. Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. L'anima tua! Ti rinfresco, l'anima tua! Ti rinfresco l'anima! L'anima ti rinfresco! Un guerriero, Riccardo Cuor di Leone! Minchia, il Garibaldi le sette stelle! Le sette stelle di Garibaldi! Peppe! Sorella! Pronta Zanzara! Maledetta! Mamma, e va bene ragazzi! E per questo episodio con Peppe! Blocchiamo! Sì! Ciao! Ma com'è stata sta avventura? Bellissima! Ciao! Bravissimo. Ma come hai fatto? Non lo so. Infatti ho detto, infatti ho detto, pensavo, ma mi sa che poi devo andare da Pep. Eh sì, è quello di colpiti in aria.
Sono tutto, non mi chiedo.